Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo sarà un po' particolare perché lo registrerò interamente sull'iPhone 8 Plus. Volevi dire del 7S Plus o cosa? È uguale. Vabbè, più o meno. Per darvi un po' delle mie opinioni, vedere un attimo la qualità dell'immagine. Nel frattempo non sono da solo. Buongiorno. Sono con Michael. Buongiorno a tutti. Oggi ci dobbiamo divertire. A parte che dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo giocare, esatto. Ad assemblare. Sì, assembleremo il suo PC. Oggi però andrò anche a darvi un po' delle opinioni di questo smartphone che mi ha deluso parecchio. Mm-hmm. Cioè non tanto perché sia un brutto telefono, ma perché è identico a quello precedente. Chiaro. Andremo anche a cercare di metterlo sott'acqua per vedere se resiste. Se continua meno. A registrare sott'acqua. Sì. E però mi avete chiesto di fare il crash test, però ragazzi io non devo riportarlo questo telefono, quindi non posso, mi dispiace. Proviamo anche questo 4K 60fps esterno, infatti questo video lo caricherò a 4K 60fps. No, ma ho lasciato la Ferrari a casa. Hai lasciato la Ferrari a casa? Fatemi sapere anche audio, video, come se si vede. Se vi gusta. Speriamo, bene. Adesso faremo tipo una ripresa bella vicina del galletto che ci andiamo a mangiare. Mamma mia. Secondo me ti piacerà tantissimo. Lo spero. Lo spero per te, in realtà. Lo spero per te. Vai. Facciamo un piccolo test anche più o meno low light. Siamo in galleria. Vediamo come si vede. Si vede? Sì, vedo. Perché c'è gli occhiali. Vedo abbastanza rumore. Però ricordiamo, 4K 60fps. Direi che mi sembra che si comporta molto bene. Stiamo andando a mangiare il galletto. Non sembra male, anche la stabilizzazione. Non lo so. Sentiamo poi anche l'audio, se viene filtrato abbastanza dall'antivento. Sì, abbiamo anche le finestrine aperte, proviamo a zoomare. Aiuto! Ok, farà sboccare questa cosa. Il problema è che siamo nella Smart, che non è la macchina, diciamo, più comoda del mondo. Ok, vediamo anche qua il cambio di luce, appena usciamo. Sembra buono, c'è anche una giornata fantastica. Guardate. Qui dovrebbe vedersi decisamente meglio. Siamo arrivati. Allora ragazzi, farò provare a Michael il galletto del Bifid. Proprio perché mi hai promesso che c'è un galletto della Madonna. Sì, a me piace tantissimo. Ok. Quindi proviamo. Mio. Lo porto subito. Ah. Non è giusto. A lui l'hanno portato, vabbè, a parte con le verdure, a me no. Io voglio le patatine fritte, ovviamente. Lo porto subito, vai tranquillo. Grazie. Alvi, questo galletto sembra veramente molto buono. Sì, sì. Vediamo un dettaglio. Sì, sembra molto molto buono. Queste cose fanno male, ve lo ricordo. Non è vero, non dategli ascolto, mangiate pulito. Galletto, non prendete le patatine come fa Alvise, verdurine e siete al top. Alla grande! Oh, è arrivato anche il mio. Va benissimo, grazie. L'assassino. L'assassino. Questi sono grassi saturi. Buono, buono, buono. Ah. Allora com'era? Bravo Alvise. Giuro che meritava quello del Rodout, quello dell'Urban West. No. Una schifezza. Ragazzi, andate al Bifid. Questo è pagato, sappiate. Hai pagato? No, non guardate ragazzi, mi hanno pagato 10.000 euro per questa cosa. Ovviamente sto scherzando, però no, sono sempre venuto qui a Venezia in realtà, cioè lo stesso locale però a Venezia, e mi è piaciuto sempre da matti, quindi... Allora, stiamo tornando a casa e ho appena scoperto in realtà che abbiamo registrato tutte le altre parti in 1080 a 60fps, se non per le clip registrate con la fotocamera interna, che erano 1080-30, perché a quanto pare c'è un'impostazione nel nuovo iPhone che ci permette di scegliere due modalità per quanto riguarda il formato video, con una delle due modalità che ci permette di vedere i video su più dispositivi e tanto altro non ci permette di registrare in 4K 60fps ma fino a 4K 30 per la fotocamera posteriore e per lo slow motion fino a 120 in FPS. Full HD 120 fps in Full HD e 240 però in 720, mentre con l'altra opzione si può fare fino a 4K 60fps per la modalità normale e 1080p a 240 fps. Quindi dovreste segnalato più avanti. Nel frattempo Siri ci fa sapere che c'è, anzi Waze ci fa sapere che c'è un autovelox più avanti. Fatemi sapere per il salto di qualità, sono curioso di vederlo anch'io dopo sulle riprese.
arrivati a casa e siamo quasi pronti per registrare. Se vedete Michael che guarda dritto, in realtà io qui sto riprendendo dallo schermo. Qui c'è la fotocamera, vi faccio vedere un attimo queste riprese. Perché stiamo per iniziare a registrare il video del suo PC, che sarà una bella bestia. Qui potete vedere tutte le varie componenti, ma forse l'avrete già visto. Come illuminazione, colori, mi sembra buono. Siamo sempre 4K 60fps, prima eravamo in 1080. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo e tra poco anche water test. Yes! Vediamo come si comporta l'iPhone in condizioni... Prova a fare qualche dettaglio, vediamo un attimo. Vediamo un attimino più da vicino. Siamo sempre Sembra buono. Sembra molto buono. Il dettaglio è veramente buono, ottimo. Mi sembra. Sì, ottimo davvero. Con parecchia luce, qui non ce n'è neanche tantissimo in realtà. Qui non c'è proprio tanta luce, ma il 4K 60 frame dell'iPhone funziona veramente bene. Stiamo procedendo con il montaggio, ovviamente abbiamo visto anche l'SSD montato. Adesso però ho preso anche l'RX100 perché è arrivato il momento di fargli fare un bel bagnetto. Speriamo bene. Non va contro natura questa cosa, non ce la faccio. Dai, buttalo. È completamente immerso. E sta continuando a registrare. Non ho idea di cosa si veda o senta dall'iPhone. Saluto Mike. Ciao a tutti. Sembra funzionare, guardate. È completamente... È una sensazione strana vederlo nell'acqua. Beh, direi che il test è stato ampiamente superato. Allora, sperando che abbia ripreso a registrare, a sentirsi il microfono. Esatto, che sia stato... Che non è impermeabile, ha un grado di resistenza all'acqua IP67, quindi dovrebbe resistere fino a mezzo metro sott'acqua per mezz'ora, una cosa sì, del genere. Diciamo, quindi... è limitato comunque, sì. È splash proof. Giampi, ne è la prova. Non so se... sì che l'ho visto. Bravo Giampi. Povero Giampi. Comunque, sembrerebbe che stia continuando a funzionare. Anche la fotocamera esterna sembra continuare a funzionare. Cosa è successo? Hai finito la memoria. Ah, fantastico. Sembra continuare a funzionare tutto correttamente. Facciamo un altro test. Oddio, fa da lente di ingrandimento, raga, questa cosa è sbagliata. Cioè, questa cosa non va bene, minimamente. No. Che figo però che è. Con un grandissimo salto spazio-temporale, eccetera, siamo alla Milano Games Week, adesso siamo alla conferenza Intel, dove ci sono stati fatti vedere i nuovi processori 8700K. 8400 i5, e andremo a provarli in un video dedicato. Adesso provo a switchare fotocamera perché quella interna vedo parecchio rumorosa visto che c'è poca luce. Allora, eccoli qua, 8700K, 6 core, 12 thread. Come dovrei provarli, mi hanno detto che in overclock sono una bella prova. Qui i 5 8400 e un po' di moduli Optane. Mi piacerebbe provare il Ryan. Siamo arrivati a sabato, è arrivato anche Andrea. Ragazzi, insultatelo perché dobbiamo ancora testare quel cazzo di telefono. Esatto. C'è anche Simone. No. Facciamo nuovamente la fotocamera esterna. Madonna, cosa ne pensate voi? Di che cosa? La fotocamera... Della pace nel mondo? No, dell'8 Plus. Dai, la fotocamera è figa. Volevi dire del 7S Plus o cosa? È uguale. Vabbè, più o meno. È quello che penso. Guarda, ce l'ho anche io, anche se un 7, va bene. È uguale identico. È più o meno. Noi siamo al Games Week, oggi è sabato. Salve. Salve. La vita è bellissima. Bellissimo? Esatto. Ho fatto un video. Ho sbagliato. Ok, ciao mamma, sono su YouTube. Sono su YouTube? Hai sbagliato piattaforma. Shit! E infine siamo tornati a casa. Personalmente sono rimasto un po' deluso e un po' no da questo smartphone. Sono andato a provare anche con delle foto la modalità ritratto che è stata migliorata. Diciamo che c'è ancora qualche miglioramento da fare. Comunque è già un passo avanti rispetto a quella presente nel 7 Plus. Personalmente non mi sentirei a nessuno di consigliare dal 7 Plus o dal 7 eccetera all'8, perché praticamente non cambia nulla.
cambia leggermente la fotocamera, il processore, ma veramente niente di concreto. L'unica cosa che mi è piaciuta parecchio di differenza rispetto al 7 Plus è stata la parte posteriore in vetro, che in realtà però utilizzata con una cover non si va mai a toccare, quindi diciamo che è praticamente inutile. Per quanto riguarda la qualità video, decisamente non male sia per il 4K a 60 fps, però attenzione, in condizioni di buona luce, che per quanto riguarda il 1080 a 240 fps, notevolmente migliorata la definizione rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera frontale è rimasta la stessa, la qualità video non è eccellente, al buio per niente, avete visto le riprese durante l'evento di Intel, e soprattutto molto rumorosa, ovviamente in condizioni di scarsa luce. Per quanto riguarda il water test, sembra andato tutto bene, non ci sono stati problemi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, sono curioso di effettuare magari un test simile o magari anche più approfondito con iPhone X. Vi ricordo nuovamente che questo video è stato interamente registrato con iPhone 8 Plus, tralasciando le due parti dove ho registrato con l'RX 100 Mark IV, ovviamente per registrare l'iPhone sott'acqua. Ah, per quanto riguarda i video della postazione e del PC, arriveranno presto, sto finendo dei test prima di chiudere tutto, perché vi assicuro che è un bel casino e ovviamente non posso finire lo studio e bloccare tutti i vari cavi fino a quando non ho pronto il PC. Per il PC manca praticamente nulla, lo vedete già acceso, bisogna sistemare per bene tutti i cavi, sto facendo delle prove, ma lo vedrete nei prossimi video. Quindi da Blink è tutto e ci vediamo in un altro video.